per avvalorare sempre di più il fatto che i maestri del gusto collaborano. Insieme a Maurizio abbiamo studiato questo piatto di battuta di vitello con gelato alla robiola, abbiamo poi avuto la possibilità di conoscere Giorgio, che è la birra Grado Plato, che ci ha proposto di abbinare al nostro piatto una birra con il miele, quindi molto particolare. Io al salone ho incontrato Laura di Azienda Agricola Valle Orco e ho usato la sua robiola per fare il gelato. È venuto strepitoso il gelato, la carne cruda di Mauri sappiamo già che è buona, la birra di Giorgio ha reso speciale il nostro piatto e ci ha aiutati a fare un grande successo perché la gente ha apprezzato molto. Quindi ringrazio sicuramente prima Giorgio perché lo conosco meno e gli passo il microfono. Grazie, io sono Giorgio Milano di Grado Plato, ma questo lo sapete già perché l'ha detto lui. Comunque, ma questo mi rimanda un po' ai tempi quando non c'era nessuna organizzazione di questo genere come Maestri del Gusto, no? E gli abbinamenti li facevamo per telefono, così in modo un po' avventuroso, perché in effetti era anche un mondo dell'abbinamento con le birre che era praticamente sconosciuto, cioè c'era tutta una storia e una professionalità sull'abbinamento coi vini, ma non c'era quasi nulla qua con l'abbinamento delle birre. Ecco, adesso sono passati alcuni anni e quindi abbiamo continuato a fare gli abbinamenti per telefono, perché infatti l'abbiamo fatto così. Ecco, però il bello di riconoscersi come maestri e del gusto è anche il fatto che comunque ci si fida a prescindere del prodotto, ecco, quindi non abbiamo avuto bisogno di testarci a vicenda, anche se magari non avevamo mai collaborato in precedenza. Poi direi che parla Maurizio, che Maurizio è importantissimo perché la carne è importantissima all'interno di questo piatto, quindi parola Maurizio. Sì, la carne è importante come gli altri due prodotti, non c'è uno che prevale sull'altro, giustamente. Quindi è facile lavorare quando abbiamo l'alta qualità in mano. Ecco, il nostro obiettivo è avere sempre l'alta qualità in mano per poter lavorare i prodotti, per poter dare ai nostri clienti sempre il top, a un giusto prezzo comunque. Quindi cioè, la nostra politica è questa. Poi per quanto riguarda la collaborazione, ormai adesso come ha detto Christian prima, tra noi c'è una sfida, diciamo, ogni anno di trovare, non è neanche una sfida, è una collaborazione per trovare che cosa mettere con la carne cruda, quale tipo di gelato inventare. Abbiamo inventato la mela verde, abbiamo inventato il gelato al peperone, le stiamo facendo di ogni, quindi quest'anno è uscita questa e vi aspetteremo poi fra i prossimi 2 anni a vedere quale abbinamento abbiamo trovato. Ed è anche quello che ci chiede sempre Daniele Fenoglio, che comunque ringraziamo per l'impegno che ci mette, per le possibilità che ci dà per poter collaborare con tutto quanto l'organizzazione insieme alla Camera di Commercio. E quindi noi ringraziamo tutti e secondo noi il successo viene quando uno ci si diverte. Noi oggi ci siamo divertiti. Okay.